Salve a tutti ragazzi, io sono Kids, benvenuti sul canale. Oggi finalmente siamo riusciti ad entrare su Fortnite dopo il momento di down, dato che stavano sistemando i server, e schermata iniziale, dato che vorrei fare tutta una serie di reaction, dato che non ho visto né trailer né niente di niente. Mi sono vista solo qualche skin, ma non ho voluto vedere altro proprio per evitare di rovinarvi, cioè di rovinarmi la sorpresa. Quindi vediamo un attimo, esplora più rapidamente che mai. Cerca fra le mie esperienze di Fortnite per titolo, codice, isola o per categoria. Entra in contatto con gli amici e trova le isole che hai giocato di recente nella barra home. Scopri i contenuti di tendenza e trova la tua prossima esperienza. Ok, vediamo il trailer. Cioè, mi parti così con la bombarola nuova? Ok, qua stanno sponsorizzando un po' tutte le esperienze, Lego Fortnite. Questo era lo scorso evento. Ok, non voglio comprare il pass battaglia. Ok, vediamo il trailer. Cioè, di nuovo Hope comunque. Hope è sempre presente, noto. Prima o poi avrà un ruolo in sta roba. Ok, una nave. Ah, ecco che cos'era quella roba che vedevamo da lontano. Non era pazza io che dicevo che c'era una roba rossa. Ma nessuno se l'è cagata di striscio. Ok. Figo che c'era il cosino del backpack. Chi è sto tizio? Il backpack di Drift, della stagione di Drift. Ora non mi ricordo bene. Questa sembra la regina di Overwatch. Ok, va bene. Demolizione. Ma questa è ruggine, palese. Ma che è un remake sta roba? Cioè, una stagione remake. Ma è che quell'altro sembrava giusto. Cioè, scusatemi, cosa sta succedendo? Ok. Le macchine saranno modificabili. Interessante per il gameplay. Questo sembra Gunnar, ma diverso. Ok, ci saranno dei poteri. Ecco un'altra bombarola. Ok, c'è un bel po' di roba. Carina la schermata dietro della lobby. Ma ora, signori, dobbiamo andare a vedere il famoso pass battaglia. Perché ho delle cose recenti? Ah, no, sì, erano nella scorsa stagione, niente. Allora, perché c'è una cosa auto su camion? Camion sport. Ah, ok, hanno cambiato il pannello. Vabbè, vediamo un attimo il pass battaglia, non perdiamoci in chiacchiere. Ok, allora la skin segreta, che dovrebbe essere segreta, è della serie Marvel. Ok, che non so nemmeno chi è questo. Scusate, chi era questo? Non lo so, non mi ricordo. Vediamo un attimo il pass. Allora, prima schermata abbiamo questa sottospecie di Jules. Ok, cioè la chiamerò sottospecie di Jules perché letteralmente ha lo stesso stile di Jules, solo che secondo me sembra tipo un remake, non lo so. Non lo so. Carino il balletto. Ok, va bene. Questo che roba è? No, ma dai, ma perché mi devono mettere la roba Lego dentro il pass? Cioè, delle cose esclusive solo perché hai il pass. Boh, anche perché poi ne parliamo magari in un altro video, ma non mi è piaciuto il fatto che dobbiamo comprare delle cose da ottenere in più se vogliamo le cose Lego lì da comprare. Cioè, non sono proprio d'accordo su questa cosa. Sì, certo, è una manovra di marketing, però boh, non lo so, non sono pienamente d'accordo, però va bene, andiamo avanti. L'altro stile, però non mi piace moltissimo questa skin.
Devo dire che non lo so, questo pass non credo lo prenderò. E niente. Fatemi sapere se voi lo shopperete, se vi piacciono alcune skin, che voto date ai trailer, che voto date al pass e che voto date al gameplay se avete, insomma, visto un attimo il gameplay. Ok, questo dovrebbe essere Ruggine in teoria. Ah sì, proprio Ruggine, ok, quindi abbiamo visto. Quindi sappiamo qual è il volto di Ruggine, che è lui. Ah, non me lo aspettavo così. Quindi questo è il personaggio che si cela dopo tanto tempo sotto la maschera, praticamente. Ok. Sono rimasta un attimo così. Ok, questa è la skin troll come al solito. Che non è male. Sembra uscito da Piante vs Zombie. Letteralmente, raga. Cioè, letteralmente. Non mi dite che non è vero. Perché lui sembra uno di quelle piantine di Piante vs Zombie. Ok, abbiamo anche la piantina. Da coltivare qui, ecco appunto, vedete? Cioè, è palese. Questa è la sezione dedicata a Pino il giardiniere. E niente, questo è l'altro stile. Perché dovrebbe essere? Ah, perché è schiaffoso. Ok. Allora, questo vi dirò che è carino. Vediamo la rotazione. Dai, questo è carino, forse, dai. Ok. Questa è l'altra skin. Palesemente la regina. No, la regina di Overwatch, cioè è lei. È lei. No, no, non mi... Cioè, non mi dite di no perché è vero. Cioè, è palese. È lei. Tutta colorata. Vediamo il secondo stile, ma già l'ho visto da Lego. Ok. Vediamo. Sì, raga, dai, è palesemente lei. Cioè, a parte questa maschera, che non so perché. Vediamo l'altro. Questo dovrebbe essere di Fallout, esatto. Con tutta l'armatura. Questo l'avevo visto. Carina l'icona di Fallout. Ok. Non ho mai giocato a questo titolo, ma almeno so che roba sia. Il robottino. Ok, carino questo qui. Niente, questa roba. Cioè, come si dice, collaborazione. Oh, carino che il piccone è gratuito e si può ottenere. Vediamo. Non male, non male. La scia non mi piace per niente. Vediamo la skin della bombarola, che forse è solo l'unica che forse mi potrebbe interessare. Però sinceramente, avendo tante bombarelle e molte più tante bombarole molto più carina di questa, sinceramente io non prenderei il pass solo ed esclusivamente per lei. Cioè, mi dispiace Bombarolo, ti adoro, però no. Cioè, anche no. Cioè, non solo per lei, ecco. Carino quest'altro piccone, lo stile rosa. Vediamo il balletto. Ok. Spero che non sia copyright, quindi lo metterò per poco. Ok. Oh mio Dio, che cazzo è sta roba? È un po' troppo rosa, direi. Cioè, per quando io ami i colori pastellosi, però... Non lo so, raga, non lo so, sono partita male con giudicare questo pass. Vediamo un attimo l'altro sti... No, ok, no.
No, decisamente non ci siamo. Per me è un no. Andiamo avanti. Questo sembra Gurnard, raga. Cioè, lui. Cazzo, palese. Cioè, ditemi se non sembra lui. Solo maxato. Che poi dicono che ci sta questo nitro, che dovrebbe essere questa sostanza che ti dà tipo più energia, non so bene ora. Sicuramente ci sarà qualcosa di lore, perché non è che questi sono arrivati a caso così. Sicuramente queste persone sono arrivate. Vedi, gonfia questa roba. Ok, niente, questi tizi sono arrivati sicuramente con la nave che noi abbiamo visto all'inizio del trailer, altrimenti non avrebbe senso. Vediamo il resto e poi basta, se no poi si allunga il video. Allora, anche no. Vabbè, il tizio di Fallout, non lo so. Io non dico niente su questa collaborazione perché non ci ho nemmeno giocato, quindi non posso giudicare senza averci giocato. Magari voi che ci avete giocato siete molto più legati di me. Sicuramente queste si applica, arriveranno tra qualche giorno. Ricompense, incarichi. Abbiamo la mazza. L'altro stile di ruggine. Poi abbiamo questo che sembra giusto. Dai, raga, cioè no, anche no. Sinceramente posso dire che magari in gameplay potrebbe regalarci dei momenti carini, ma per me stavolta questo pass mi ha deluso. Mi dispiace dirlo, ma non mi è piaciuto. Ora, io di solito dico che i pass quando mi sono piaciuti, che cosa mi è piaciuto, che cosa non mi è piaciuto. Di questo pass l'unica cosa che mi ha fatto un po' sorridere è stata la bombarola, ma perché mi piace la skin in generale, il suo personaggio, magari Ruggine, perché magari c'era affezionata, però cioè, per il resto non lo prenderei mai. Non lo prenderei mai. Mi dispiace, perché sinceramente potevano fare di meglio, secondo me. Potevano sfruttare un po' di più la cosa. Non so ora come sarà il gameplay, ma credo che il video sia allungato parecchio, quindi magari lo vediamo in un prossimo video. Questa era la mia reazione al trailer e al pass battaglia. Non so quando finirà. Vediamo. Stagione 3 fino al 16 agosto. Ok, sicuramente andremo a vedere le altre cose, come si evolverà la stagione. Per questo video è tutto, ragazzi. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate, se prenderete il pass, se vi sta piacendo il gameplay. È tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi. No, raga, ma che roba è sto coso? Ma palesemente si pare la roba di. No, vabbè, però posso dire che sembra molto Overwatch questa roba. Cioè, si può dire questa cosa? Oh, vi incazzate con me. Perché, cioè, veramente. Sembra una copia di. Questa mi sembra la mappa quella lì di. Della Junkie Queen là con tutti gli altri lì, con. Non mi vengono i nomi, con Junkrat e tutti gli altri. Però ok, va bene. Ok. Allora, raga, sicuramente nel gameplay hanno voluto migliorare la situazione delle macchine e crearci tutta una cosa per loro, dedicata proprio a questo, perché vedo in giro che ci sono parecchie zone per le auto. Potete vedere già da qui tutta una parte desertica, delle piste, che ci sta, eh. Il Monte Olimpo è rimasto, ma
Ma la statua mi sembra, non mi sembra con le mani alzate, ma è di nuovo come prima. È rimasto anche il cubo cancello, sono rimaste anche le altre zone, hanno solo messo questa parte in più sotto. Per il resto non mi sembra che abbiano aggiunto cose particolarmente importanti nel gameplay. Hanno messo questa roba che non so cosa sia. Che cosa fa? Ah, mi brucia più lentamente la corsa? Credo, deduco. Vi farò sapere magari più avanti del gameplay. Voi fatemelo sapere perché io sto vedendo delle cose nuove e boh, mi sembra tutto ok. No, non saprei, ecco. È un po' da vedere. Allora, raga, sicuramente nel gameplay hanno voluto migliorare la situazione delle macchine e crearci tutta una cosa per loro, dedicata proprio a questo, perché vedo in giro che ci sono parecchie zone per le auto. Potete vedere già da qui tutta una parte desertica. Delle piste che ci sta, il Monte Olimpo è rimasto, ma la statua mi sembra, non mi sembra con le mani alzate, ma è di nuovo come prima. È rimasto anche il cubo cancello, sono rimaste anche le altre zone, hanno solo messo questa parte in più sotto. Per il resto non mi sembra che abbiano aggiunto cose particolarmente importanti nel gameplay. Hanno messo questa roba che non so cosa sia. Che cosa fa? Ah, mi brucia più lentamente la corsa? Credo, deduco. Vi farò sapere magari più avanti del gameplay. Voi fatemelo sapere perché io sto vedendo delle cose nuove e boh, mi sembra tutto ok. No, non saprei, ecco. È un po' da vedere.